Venerdì 10 luglio l'Adriatic Golf Club di Cervia ospiterà il primo evento live di Iron Chapette con DJ set dal vivo per raccogliere fondi a favore di Doppia Difesa, la Onlus fondata nel 2007 da Michelle Unziker e Giulia Buongiorno per sensibilizzare l'opinione pubblica e aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze. L'evento è stato presentato ufficialmente sabato 4 luglio al Palace Hotel di Milano Marittima, dove fra l'altro è nato proprio questo format quasi per caso della Showgirl. La stagione turistica è partita bene, ecco, naturalmente è una stagione anomala, tipica, molto difficile, complicata per le ragioni che tutti sapete, però insomma lo spirito con cui non solo i comuni, non solo i sindaci, non solo la regione, ma anche le imprese turistiche l'hanno affrontata, direi che è quello giusto. Mi pare che oggi la stragrande maggioranza degli alberghi siano aperti, siamo oltre il 90%, quindi c'è la voglia, diciamo, di accogliere gli ospiti nazionali e internazionali. Noi stiamo facendo tanta promozione, quindi speriamo bene, ecco. Io sono abbastanza fiducioso, naturalmente sarà una stagione in cui dovremo limitare i danni, naturalmente, perché quello che è stato perso non si recupera, però insomma siamo convinti che anche grazie a degli eventi belli come quello che presentiamo oggi ci possa essere un bel recupero e quindi fare una buona estate. Questo evento live di Iron Chapette sarà un allenamento con DJ set, con musica, anche spettacolo, e quindi questo va tutto a favore delle donne, perché abbiamo pensato, visto che ho fatto questa cosa qua durante il lockdown, ed è stato davvero inteso come un servizio pubblico per le persone a casa, per dare a loro la sensazione di non essere sole, per dare a loro la voglia anche di muoversi, di far del bene per se stesse, perché abbiamo poltrito tutti molto, è stato difficile stare comunque in casa in tutti questi mesi, l'allenamento li ha aiutati a star bene e quindi adesso è diventato un evento live, in modo tale da poter conoscere tutti i miei, diciamo, tutto il mio popolo Iron, che è diventato come una grande tribù. E abbiamo pensato di devolvere tutto alla Fondazione Doppia Difesa, che aiuta le vittime di abusi e di discriminazioni. Adatto a tutti, tutte le età, dall'adolescente, dal bambino, si allenano un sacco di bambini, man mano si sono aggiunti un sacco di uomini anche, perché all'inizio dicevano ma Iron Chapette sarà una cosa da donne, e invece si chiama Iron Chapette perché io l'ho chiamato così, visto, diciamo, il mio passato. È nato tutto qua a Milano Marittima, quando una volta in una stanza d'albergo, scherzando, ho fatto un video spiegando alle signore, alle donne, come fare le chapette, visto che io avevo questo problema di dover sempre tenere alta la bandiera della Roberta di quando avevo 17 anni, ma ho anche detto ragazzi non è più quello di una volta, cioè la forza della gravità incombe su tutte noi, però uno fa quello che può. E allora ho fatto vedere gli esercizi che facevo io per tenere alta quella bandiera lì. Da lì è diventata, dal gioco è diventata sempre una cosa più, diciamo, molto seguita, e allora ho pensato di mettere dentro la professionalità dei personal trainer, che ne sanno davvero di scienze motorie, hanno la cultura dello sport innata, eccetera, e volevo dare alle persone proprio il mezzo di un allenamento vero, perché io non sono una personal trainer, faccio televisione, faccio intrattenimento, e quindi sono insieme al pubblico ad allenarmi. Paolo Cevoli ti ha nominato Romagnola DOP. Esattamente, sono molto onorata di questo, perché ci conosciamo da tantissimi anni, ci siamo conosciuti sul palco dello Zelig, e io, come ho spiegato in conferenza stampa, mi sento molto vicina alla Romagna, perché da quando ero piccolissima venivo a Gatteo a Mare e per me erano le Maldive, cioè Gatteo a Mare era proprio il posto dove io volevo andare, poi mi divertivo. E poi pensate, in Svizzera 30 anni fa, 25 anni fa non esisteva il gelato, come non esiste in tante parti del mondo. C'è il gelato, c'è quello confezionato, ma il gelato italiano, il fior di latte, esisteva solo qua. Quindi io non vedevo l'ora di arrivare dopo 8 ore di viaggio, scendere, andare in sala giochi e mangiarmi un gelato al fior di latte, che era proprio, capito, la cosa più bella della vita. Ma la piadina va d'accordo con i sapetti? Che, certamente, ecco, una cosa molto importante di Iron Chapette promuove la bella vita, cioè uno si deve
divertire, stare bene, prendersi del tempo per se stessi. Sicuramente l'allenamento, quindi l'attività fisica, è una cosa che fa bene per la salute. Non è tanto una questione di diventare belli, è la salute che importa, ma per stare bene anche qua ogni tanto bisogna proprio darci dentro, mangiare un bel fritto misto, mangiare, capito, la piadina, lo squacquerone. Io sono una che adora, cioè io mangio come, io mi alleno per mangiare, questa è la verità. L'anno prossimo, fra l'altro, potrebbe essere un evento anche legato al food. Esattamente, quest'idea di Iron Chaped qui a Milano Marittima è nata da Filippo Polidori, un nostro grande amico che ha pensato di portarlo live, perché è bello abbinare appunto il wellness, lo sport, il divertimento e abbinarlo anche al buon cibo. E visto che la Romagna, ragazzi, qua proprio si mangia da Dio, si mangia bene, sono cose di qualità, c'è la frutta, c'è tutto. L'anno prossimo possiamo abbinare l'evento anche all'amore per il food, quindi con dei grandi food truck dove faremo assaggiare degli smoothies pazzeschi, frutta, roba sana da mangiare, ma anche qualche piadina, cioè non è che è solo roba sana. Abbiamo grandi spazi che mettiamo a disposizione. Li abbiamo aperti, veramente aperti, e questa iniziativa di Michel li esalta in qualche maniera, ci consente di proporre un nuovo modello turistico legato anche al wellness. Allora, Michel, noi 2 anni che facciamo questa campagna a Romagnoli Do. Tra l'altro noi ci conosciamo da 18 anni perché ha fatto tutto. Lei è più bella adesso di quella volta, cioè tra che la forza di gravità, te sei a testa in giù come il pipistrello, c'è tutto un lavoro che... Sei sicuro che... Allora... Denominazione di origine protetta, perché la romagnolità non è una cosa geografica di nascita, ma è... Lei ha i tacchi, non è che sono io basso. È uno stato dell'animo, e Michel incarnisce questo stato dell'animo, che ha 3 dimensioni, sburonaggine, patachismo e ignorantezza. Lei ce le ha tutte e 3, per cui qui c'è l'assessore Cosini, il sindaco, l'assessore, noi ti conferiamo la cittadinanza onoraria della sburonaggine, del patachismo e ignorantezza. E dell'ignorantezza. D'accordo, lui non sa niente, però lui, dimmi sì, che te come fai? Sei la prima romagnola DOP non romagnola. Extracomunitaria. Da romagnolo, dai, partecipare a questa iniziativa è molto bello, per molti motivi, perché c'è Michel, sono amico con lei da quando facevamo Zelig, dal primo giorno, perché si fa in Romagna, perché si parla di wellness e io sono anche fisicamente un rappresentante, ho un fisico che me lo permette, quindi devo dire mi fa molto piacere. Michel poi è stupenda e siamo tutti innamorati, persi di questa donna meravigliosa, quindi mi fa veramente molto piacere. E poi averle dato la cittadinanza onoraria della romagnolità, devo dire, mi dà proprio gusto, perché lei incarnisce proprio questo spirito di romagnolità. Wellness, stare bene, energia. Tu e Michel, insomma, la raccontate bene la Romagna. La raccontiamo io da romagnolo e lei da turista che veniva da bambina qui e gli è rimasta nel cuore. Perché a chi è che non gli rimane nel cuore un posto così, questa gente qui? Quindi devo dire stupenda. La nostra terra, la nostra gente è meravigliosa, e avere dei testimoni così è una cosa bellissima.